lavoratori della Milano Serravalle, aderenti alla Confederazione Unitaria di Base, hanno tenuto un presidio davanti al Palazzo Isimbardi, sede della provincia, per protestare contro l'esclusione delle loro rappresentanze dal tavolo istituzionale su cui si sta discutendo del futuro della società pubblica e del loro impiego. La CUB si è dichiarata non d'accordo con una presa di posizione aziendale e siamo stati estromessi dal tavolo delle trattative seduta stante. Questo è il terzo piano industriale che viene presentato in Milano Serravalle. Due piani industriali sono falliti clamorosamente, adesso c'è il terzo. Su questo terzo noi non vogliamo rimanere ai margini, su questo terzo piano industriale noi vogliamo starci con tutto il diritto di lavoratori, con tutto il diritto anche di cittadini. Vogliamo capire quale sarà il futuro di questa società. Una società che fino a pochissimo tempo fa era una società florida nel settore autostradale, era un esempio nell'ambito milanese e lombardo, ed ora che per manovre politiche nessuno ci informa, ma ne veniamo a conoscenza sempre a posteriori, questa società si è accollata la costruzione di una nuova autostrada in Lombardia, che sarebbe la Pedemontana, e questa la sta affossando. Non è una condizione accettabile che Serravalle continui sul percorso che la sta vedendo impegnata nella costruzione e nello sviluppo di un'autostrada progettata ben 50 anni fa. Stiamo parlando di autostrada Pedemontana Lombarda, che è agli atti della cronaca giorno per giorno per quanto riguarda comuni e rappresentanze varie sul territorio, che ne denunciano anche loro una non necessità e anzi un danno ambientale. Non servono più colate di cemento per far viaggiare sempre più auto. L'unico obiettivo, e la CUB Trasporti su questo è impegnata da sempre, è reinvestire tutto quello che c'è sul trasporto pubblico locale. Tangenziale Milanesi, Serravalle potrebbero diventare un forte investimento pubblico sul trasporto, su ferro, su gomma intermodale, per collegare la città di Milano e gli altri centri urbani con le periferie, le periferie anche esterne alla città. Noi riteniamo che siamo il motore di questa azienda e come tale vogliamo essere anche i fautori del futuro di questa azienda. Oggi i lavoratori sono qui in lotta, in Francia sono in lotta da diverse settimane. Qual è lo stato del conflitto in Italia? Di chi sono le responsabilità se il conflitto e quindi le rivendicazioni dei lavoratori sono quasi scomparse dalla discussione pubblica? La CUB ha organizzato 6 scioperi generali contro le riforme Fornero, Job Act, ed è stata l'unica organizzazione a non aver firmato gli accordi di pace sociale e di divieto di sciopero sulla rappresentanza. Non è vero che i lavoratori non sono in piazza, è che i lavoratori vengono totalmente cancellati dai media.